Piazza Vico a Chieti è una delle 43 piazze italiane dove si sono dati appuntamento CGIL, UIL, lavoratori e pensionati per ribadire il proprio dissenso alla manovra di bilancio del governo Meloni. 8 ore di astensione dal lavoro in tutti i settori, a eccezione delle ferrovie, 4 ore in quello dei trasporti, con i servizi essenziali che restano comunque garantiti. Fabbriche, scuole, sanità, poste, uffici pubblici, giustizia e negozi, insieme per chiedere al governo di rivedere la manovra di bilancio, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e investire nelle politiche industriali. Tutti uniti sotto l'egida rossa e blu delle bandiere di CGIL e UIL, mentre non è passata inosservata, ancora una volta, l'assenza della CISL. Al TG8 Vito Panzarella, segretario nazionale della UIL. Perché questo sciopero? Perché la manovra economica del governo è assolutamente sbagliata. È una manovra che non dà assolutamente risposte a quelle che sono state le richieste del sindacato. È una manovra che non guarda al futuro, non guarda alle nuove generazioni, non dà risposte sulla sanità, non dà risposte in particolare per quanto riguarda il potere d'acquisto dei lavoratori che negli ultimi anni hanno perso il 17-18%. Su questo il governo non ci dà nessuna risposta. E questi sono i motivi principali per cui oggi abbiamo deciso di fare lo sciopero generale. C'era stata un po' di discussione generale anche con il ministro Salvini che aveva indetto la precettazione, però è stato detto poi le piazze non si precettano. Beh, il ministro Salvini dovrebbe occuparsi più della sua delega, visto che abbiamo il sistema dei trasporti in Italia che è un colabrodo. E invece lui in ogni occasione vuole limitare il diritto di sciopero e noi a questo non ci possiamo stare, il paese non ci può stare. C'è anche la CGIL qui in piazza, tante bandiere rosse, tante bandiere blu, manca però la CISL, cioè da registrare questa assenza. Sì, questo ci dispiace, il sindacato si è unito più forte, ma chiaramente questa domanda bisogna fare alla CISL perché non ha ritenuto, diciamo, opportuno fare lo sciopero, perché per lei la manovra è sufficiente rispetto a quelle che sono le sue aspettative. Tutti i settori si fermano oggi, ma qual è il settore che secondo i sindacati è più a rischio in questo momento particolare, anche così storico? Beh, in questo momento basta pensare all'automobile, perché non c'è nessuna prospettiva, nel senso che il governo non ha nessuna idea per come procedere per quanto riguarda la transizione energetica, ecologica, e chiaramente questo rischia di mettere in discussione migliaia e migliaia di posti di lavoro. Cosa vi aspettate quindi da questo sciopero? Come si prosegue già da domani? Beh, noi ci aspettiamo che il governo ascolti queste piazze, ascolti i lavoratori, ascolti il paese per cambiare questa manovra. Se la manovra non la cambia, noi chiaramente continueremo con le nostre iniziative, perché è questo il mestiere del sindacato, tutelare i lavoratori e migliorare le condizioni delle persone.